Oggi è sabato, sto provando a fare questo video quasi tutto il giorno e che stanno lavorando fuori e c'è rumore e non so cosa fare. Comunque, come state? Non è che io sono una YouTuber, non sono un'influencer, quindi le influencer hanno scadenze. Io no, io faccio video quando posso, a volte ho più opportunità e li faccio per sfogare e a volte non posso. È un po' così, quindi la gente nel canale deve capire questo, sono una YouTuber, non sono un influencer. E faccio video quando posso. E vi ringrazio del vostro interessamento su di me. Sempre. E sono molto fiera di avere un bel gruppo di persone che seguono una un po' folle, perché stavo veramente pensando che sono un po' folle, lo so, forse sono anche un po' fuori il balcone, come si dice voi, come dite voi. A ottobre è stato molto impegnativo, poi ho tantissime scadenze, di tante cose che devo fare, cose mediche, cose sulle tasse, cose lavorative, è proprio una cosa dopo l'altra. Però vi volevo dire, ogni mese provo a comprarmi, a concedermi qualcosa di speciale, no? E come sapete io amo il mio tè preferito, Earl Grey. E questo mi è arrivato oggi. Era come 10 giorni che stavo aspettando questo tè di Mariage Frère. Esiste dal 1854. Mariage Frère. Questo deve essere chi ama i tè. Io amo Earl Grey. Sa che questo è il migliore nel mondo. Non, questo penso costa. Quanti ce ne sono qui dentro? Non so, quanti ce ne sono qui? Ho preso Earl Grey French Blue e questo è, ci danno 30 sacchettini. 30 sacchettini. Penso era $25 e di una. Questo è quello che è fantastico. 30 sacchettini, era $25. Quindi perché io ogni sera, prima che la notte mi prendo il mio tè, come una vecchietta, non prendo il mio tè, però compro caso, cose così. Questo è uno sfizio ogni tanto, quindi questo mi durerà come 2 mesi, no? Provo a non averlo tutti i giorni che costicchia. Mi è arrivato dalla California questo. Poi cos'altro? Sto indossando questo smalto, lo adoro, solo che è molto impegnativo, è molto. Ce l'avevo, non so, 2 anni. Sunset Strip è un blu, è un blu color inchiostro, questa formula, vedete qui, la tipica formula è scritto nail color, qua è scritto nail gloss, è una formula un po' particolare. Però questo è il colore inchiostro, che è proprio unico nel suo genere, ve lo giuro. È difficile spiegare la formula e il colore, però questo è inchiostro. Lo adoro. E la formula in particolare è molto pasticcioso, però lo adoro e lo sopporto. È pasticcioso. Quindi ho indossato questo più di come 3 volte. Poi la settimana scorsa ho indossato Taboo. Questa era una seconda bottiglia che avevo comprato. Perché una l'avevo finita, questa l'ho comprata come 2 anni fa, 3 anni fa. Come sapete, il Taboo è fenomenale. Ho dato questi due, è che non sto facendo video, quindi non mi vedete. Sto provando a transizionare, non indossare più quel. Voglio essere un po' più bagasciotta. Quindi sto tornando. E va bene se persone si offendono. Trashy is good, voglio essere un po' trashy, però comunque io da sempre indosso colori scuri, solo che avevo da quando penso che è iniziata la pandemia, mi sono messa un po' su un neutro, ecco, sta cosa è finita, torno normale, sto tornando normale, comunque, poi ho indossato, e questa è la seconda, no, questa è la terza volta che lo ricopro, e penso che questo qui è andato fuori produzione, ne ho infatti da MAC era esaurito, ho detto ok, se è esaurito sta andando fuori produzione. L'ho ripreso, questa è la terza volta, e lo sto usando tutti i giorni, l'ho usato tutti i giorni da quando ce l'ho, è di MAC, e si chiama Plum Dandy, lo sapete perché l'avevo nominato altre volte nel mio canale, è un prugna con dorato.
È fenomenale. Sta bene su tutte le carnagioni. Lo adoro. L'ho consumato un bel po', eh. Lo sto usando tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i giorni. Ho finito. Cosa qui? Devo ricomprare. Ho finito questo di Prep and Prime. Questo lo uso sempre. Finito proprio. Guardate. Lo adoro questo. Lo adoro. Ah, l'ho finito, lo devo ricomprare, per ora non ho più soldi, finito i soldi, quindi, quindi ho fatto questo per parlare di cose trivial. E poi ha fatto l'autunno un po' strano, come sapete ci sono delle giornate estremamente fredde, quando ho tirato fuori la mia sciarpa di Lujo, che adoro, perché poi sono molto blu. E poi oggi ha fatto tiepido, quindi però l'ho indossata questa come 2 settimane in ottobre. La adoro questa. Ho anche il cappello, però questa non mi pizzica. Questo penso che era pura lana, forse era un misto. Però questa è fantastica di Lujo. Sì, sto tornando un po'. Sto tornando un po' a essere me. Un po' una partita un po' strana, fuori come un balcone, quello mi adica meglio, chi mi conosce. A me veramente non me ne frega quello che dico, che le persone pensano di me, perché non me ne frega. E la cosa è, ho avuto un discorso con una persona di recente e ho detto che essere un po', si parlava di essere un po' trashy, no? Si può essere sempre trashico, però con buon gusto, no? E io sono un po' così, sono trashico, un po', mi piacciono certe cose un po' trashy, perché sei viva, non puoi vivere sotto questi canoni, cosa dovrebbe indossare una donna di 50 anni, 60, 70, 40. Lasciate perdere quel, tu indossi ciò che ti piace. Forse a qualcun altro. Quando una persona dice, guarda, non si vergogna a 60 anni, guarda come si conge. Ma che te ne frega quello che dice un'altra persona? Ma questa persona ti paga l'affitto? Voglio solo capire perché diamo a queste persone importanza. Proprio zero importanza a queste persone, veramente. Tu hai veramente. Però ho questi ultimi 10 giorni. Stavo avendo dei discorsi con una persona e io stesso ho detto, guarda, essere un po' trash, va bene, è vivo, sei viva. Comunque, con questo negozio che ho comprato questo tè, si chiama Zego Perfumery e hanno profumi. Quindi, dato che erano molto in ritardo, mi hanno mandato dei sample, hanno tutti i profumi di nicchia, no? Mi hanno mandato. Sono in California, queste sono delle profumerie. Mi hanno mandato questo profumo che si chiama. Questo viene dalla Francia. Si chiama Tridon, forse? Non conosco molto il brand. E poi mi hanno mandato questo che si chiama Marfa Eau de Parfum. Memo Paris, questo qui. Hanno proprio un di nicchia. Qualcuno li conosce questi profumi? E poi quest'altro è di Juice Box. Vediamo questo. Juice Box. Questo si chiama Non so come si chiama, perdonatemi, non so come si chiama. Oh, si chiama Cheeky Smile di Juice Box. E questo è veramente buono, interessante. Ci sono profumi, e questo da dove viene? Cioè, guarda, Cheeky Smile, carino. Mi mando questi tre. Cos'altro? Sì, io guarda, ora se posso essere anche un po' più trashy, meglio così. Io vedo
donne che conosco, no? Le vedo per strada a volte e devi vedere conciate tutte allegre proprio mi piace, io dico, si deve, pensa te, se devi vivere la tua vita basato su concetti di altre persone, che stai vivendo, non la tua vita, la vita di un altro, di come le persone vogliono che tu sei, però tu devi essere te stessa, no? Ma io ho sempre pensato così, però ovviamente io mi so comportare in certe nelle situazioni, che io, se vado a un colloquio ovviamente non mi vesto trashy, perché... Però nella mia vita quotidiana ho sempre quel tocco che mi individua, non, provo a, dis, non a distinguermi, provo a essere me. E veramente non me ne frega quello che pensano gli altri, anche se sono una donna che è arrivata a 60, quasi 60 anni. Ma non me ne frega, veramente. E più vai avanti negli anni, più se ne frega, veramente. Non mi faccio quei problemi. Veramente, vi volevo dire quello, che trash is good. Essere trashy. Fenomenale. Poi ho fatto ogni 2 mesi, patisco perché devo comprare tutte le mie vitamine, eccetera. Ho ripreso e poi aspetto che hanno, compri uno, il secondo è gratis. Poi più su di quello ho il 30%, quindi... Ne ho, tutti di questi qui ne ho due, cioè, ho preso la D3 Gummies, Nature's Bounty, prendo quelli che sono, poi ho preso la Multivitamins, la melatonina, che non è veramente, mi piace più quella di Target, però quella di Target non ha i gummies, a me piace i gummies, però dovrò ritornare, perché è più facile, metti in bocca e te li masti come caramelle, no? L'altra devi berla con l'acqua. Sono di CVS, sono ok, non mi fanno poco. Devo fare il cambio borsa ora, però è che la mattina, guarda, mi vesto, mi preparo, ora domenica, domani mi preparo tutte le cose per la settimana, così sono pronta, no? Perché durante la settimana non mi metto lì a stirare alle 4, perché io esco di casa, devo prendere l'autobus alle 5, perché io... Potrei anche prendere l'autobus alle 6, perché mi devo trovare in ufficio alle 8, però io voglio fare le cose, dato che mi sveglio presto, sono sveglia, vado in ufficio, lì poi mi verso alle 7 e un quarto, no? E mi faccio, prendo la colazione, leggo le mie mail, ascolto musica, c'è tutto questo mio routine e mi va bene, poi esco alle 4, poi torno a casa. Però la mattina quando mi sveglio voglio avere questo tempo per me, perché come sapete ogni mattina apro la porta, anche se fa freddo, metto il cappotto, mi siedo per terra, c'è il mio piccolo balconcino, e mi presento alla vita. Ogni mattina mi presento alla vita. E sono felice di essere viva, sono grata di quello che ho. E non perdo tempo a... Non perdo tempo a piagnucolare su quello che mi manca, no? Perché perdi quello, tutte queste cose sono pensieri negativi e ti rovinano la giornata, no? Quindi sono grata per quello che ho. E ovviamente tutti vorrebbero essere vorrei essere in una situazione più favorevole, però ci arriverò. Più favorevole è tutto soggettivo. Sai, ho ascoltato una persona sul web, no? Una persona che non conosco personalmente. Ha detto che, sai, noi pensiamo che le persone che sono più sono privilegiate non hanno guai, no? Perché non hanno problemi di soldi. E ho ascoltato questa persona e mi ha mosso molto commosso. Perché si parlava di quello, no? Parlava delle ingiustizie della vita. E anche se sei privilegiato, se hai problemi di salute, ti muore cari e cose così, siamo tutti nella stessa barca, no? Quindi
siamo tutti collegati a queste cose. Anche se sapevo che i soldi non ti comprano la felicità, per lui mi ha detto questo, perché tutti abbiamo i nostri guai. Ho molto riflettuto, però alla fine di questo discorso che questa persona ha avuto, ha detto che non perde fede nell'essere umano, che ogni giorno si sveglia e assapora quei fiori, le cose semplici. È vero, i soldi non portano la felicità, ti rendono la vita più facile, però è così, perché tutti noi abbiamo i nostri guai. Forse qualcuno che mi sta guardando ha una vita privilegiata, e forse il marito la sta tradendo, o forse ha il figlio che è malato. Non possiamo mai pensare che c'è sempre, ovviamente ci sarà sempre qualcuno che sta meglio di noi, però quella persona ha le sue disgrazie. Forse qualcuno pensa che io sono privilegiata, nel senso che ora lavoro un lavoro fisso, ho un lavoro fisso, mi posso permettere certe cose, però mi posso permettere, però io vivo una vita semplice, mi posso permettere la strada di tè di 25 dollari, me lo sono come col mio, è troppo, troppo buono questo. Quindi mi emoziona pensare di certe persone che dicono sono privilegiato, però allo stesso tempo sono vittimizzato. Tutti noi abbiamo i nostri guai. Forse qualcuno pensa che, boh, sì, certo vorrei essere in un altro posto nella mia vita, come tanti di voi dite. Vorrei avere questo, i soldi non ti portano alla felicità. Però, perché tutti noi abbiamo i nostri guai, a prescindere dalla nostra disponibilità finanziaria. Ora, ok. Poi, insomma, questa donna mi ha veramente emozionato. Ho detto, voglio solo un uomo che mi abbraccia. Voglio sentire speciale. Io le ho detto, ma tu sei speciale, no? Ma lei ha detto, sì, ma sono così. Però lei ha detto, ho i miei figli, sai. Però così. Gli ho detto, vedrai, lo incontrerai. E tutte le persone che incontriamo ci lasciano qualche cosa, ci segnano. E speri che le persone che ti segnano ti lasciano buoni segni. È questo che voglio dalla vita, di continuare a evolvermi, di conoscere persone che mi possono arricchire. Però queste persone devono essere anche un po' trash, perché devono avere colore. Io, le persone, quando vedo, guarda, forse perché io sono cambiata, o è un'evoluzione, o forse sono tornando a come ero prima, come ero giovane, non, però voglio colore nella mia vita, e avere le pareti color bianco o crema non mi va più bene. E sto incontrando persone che hanno colore nella loro vita. E me lo stanno dando pure a me. E sto rivedendo la vita con tutti i suoi colori. Le pareti bianche non mi vanno più bene. È così. Le pareti bianche non mi fanno. Le vedo monotone, le vedo spente. Sì, le vedo spente. Vedo queste cose spente, veramente.
Che ne pensate delle mie riflessioni? Fuori come un balcone, no? Quando questa donna mi ha detto che cercava, sai, vendere un anello di 1 milione di dollari, sai, il guadagno che lei ci fa sarebbe abbastanza grosso, no? Però i soldi non portano alla felicità e questo è. Lei vuole una cosa che sembrerebbe facile a ottenere, ma non lo è. E glielo auguro per lei. Però lei ha molto colore nella sua vita. E sono felice di averla incontrata. Ora sono infelice di. Apprezzo di più le persone che conosco, che incontro, perché dico che c'è uno scopo. C'è uno scopo. Incontri persone non è per caso. Non è niente per caso, niente pura casualità. Incontriamo certe persone nella nostra strada perché abbiamo bisogno di incontrarle perché ci segnano in un modo positivo. Quindi vedete, e solo dovete aprire gli occhi e vedere queste persone, non prendere per scontato. E apprezzo le cose di più, come detto, la mattina mi sveglio, mi metto fuori e mi presento alla vita. E non me ne frega quello che la gente pensa di me, sono io. Non possiamo vivere la nostra vita basata su canoni di bellezza o canoni di cosa si dovrebbe indossare. Quando vedo qui, ora, sai, prima io ho cambiato molto, però tutti vogliamo essere una lady. Però essere un po' trashy va benissimo, perché dobbiamo essere, avere colore nella nostra vita. Non possiamo. Ora, quando vedo questi video, come si dovrebbe indossare, come, anche se capisco, ci sono persone che gli piace vestire così e seguono quei video, io non critico quello, solo che per me questi video, o questi, dove ti dicono come dovrebbe, cosa dovrebbe indossare una signora, una lady, quello non mi rispecchia più, non mi rispecchia perché trovo quello monotono da morire. Morire. Monotono da morire. Pareti bianche, beige. Vestire senza niente che ti distingue. Colori spenti. No, no. Preferisco essere fuori dal balcone, almeno sono fuori all'aria fresca, eh. Però. E poi no, guarda, le persone che stanno guardando questo video forse mi giudicano, ma come me ne frega, come me ne fotte, paghi l'affitto? No, che okay, ciao. Salutiamo queste persone perché là sono lì a giudicare e a criticare. Vai, fate una bella passeggiata, bevete un bel tè a quel paese. Sì. E ora mi emoziono di più. I colori che stanno entrando nella mia vita. Perché avevo smesso anche di indossare colori accesi. Proprio avevo smesso, ero un po' morticcia. Ora no, no, voglio colore. Pareti bianche, crema, lasciamole perdere. Non mi rispecchiano più. No. Semmai troverò, sto provando a risparmiare, farò una parete della mia appartamento lilla, proprio così, lilla. Proprio no, no, il rosso non mi piace, quindi però lilla, così. Ho un rosa più like fuchsia o magenta. Voglio un muro magenta, voglio colore. Siamo vive, lasciamo perdere questi colori morticci, grigio, bianco. Ma no, dai, non è trashy. Dobbiamo essere trash, un po' di trash ci fa bene, perché siamo vive, esprime la nostra personalità. E quando, anche se capisco questi video dove dicono come se una donna si, donna di classe, una donna di classe, cosa rende una persona di classe? Io vedo una persona che ha un certo livello intellettuale, che mi può raccontare qualche cosa, arricchirmi la vita, quella è classe. Qualcuno che ti può arricchire la vita.
ti può donare qualche cosa, che dopo che lasci questa persona ti lascia con certi pensieri che tu non avevi prima. Quella è l'eleganza, non quello che indossi. Però penso che una persona dovrebbe sempre parlare, essere educata. L'educato, devi sempre, anche se sei un po' trash, devi essere sempre educata, mi raccomando, educata. Quindi questo è stato un mese un po' di evoluzione, e sono un po' emotivo, perché ho scoperto tante novità. Ho scoperto novità di me, che ora devo tornare ai miei colori. Devo tornare ai miei colori. Quindi questo colore qui, che si chiama Plum Dandy, è fantastico. È un prugna, ora non so se si vede, però non è molto scuro, è un prugna col doré, che non si... Mac dice che è un frost, però è fantastico, andate a provare, Plum Dandy, è fantastico. Non è molto scuro, però ha il dorato, no? Ci sono pochi rossetti, così, pochi. Non è perlato, è dorato. Comunque, ora mi cola il naso, mamma mia. Comunque, sto chiacchierando per non so quanto tempo, però ora vado. Ho fatto delle lenticchie, quelle gialle indiane. Devo andare a farmi un po' di basmati. No, si dice basmati, non basmati, basmati. Poi mi faccio un bel tè, che sta meglio di me. E auguro a tutti una buona settimana. Non spero che non vi ho annoiato, però il tema di questo video è di trovare, forse prima di tutto trovare colore dentro di noi, tirarlo fuori, e non preoccupiamo di quello che pensano le persone, che nessuno vive la tua vita a parte te. È la tua vita, no? Quindi perché devi vivere con canoni di altre persone, quello che ti dicono? Svegliati ogni mattina, presentati alla vita e ciao, sono qui, eccomi. La cosa è che non incontriamo persone nella nostra vita, uomini, donne, no? Che passano sulla nostra strada. Queste persone, se tu ti fermi, ti lasciano qualche cosa e in un certo momento, in un certo senso, ti svegliano certe idee che tu, certe cose che tu normalmente non faresti, però se ci pensi, dici, buono, questa è, io dico, quando mi dicono, ho detto, questa è un'ottima idea, la seguirò. Questo, sì, quindi questo mese ho capito, anche se, che essere un po' trashy va benissimo. Perché dobbiamo esprimere chi siamo, però essere un po' trashy, però sempre viverlo con una certa eleganza, diciamo. Perché possiamo essere trashy, però mai, non penso essere trashy, però nel mio caso mai volgare, no? Però puoi fare vivere così, no? E quindi vi lascio con questo pensiero, fammi sapere cosa ne pensate. Auguro che quella donna venderà il suo diamante di 1 milione di dollari, che trova un uomo che la vuole bene. Io continuo ad andare sulla mia strada, spero di incontrare altre persone che mi illuminano un po' la strada, che mi illuminano e mi danno nuove idee, perché tutte quelle persone che incontriamo nella vita, se ci fermiamo, arricchiscono. E questo è un po' quello che mi è capitato a ottobre. Ho conosciuto personaggi nuovi, persone che sono passate nella mia strada così, però mi hanno illuminato la strada, mi hanno dato delle idee, mi hanno un po' svegliato in me pensieri che avevo archiviato, no? Perché quindi ora non mi va più bene che le pareti bianche o crema non mi vanno più bene. Devo risolvere. Ciao, buon weekend. Bye.